Nel senso che, boh, stavo pensando che magari, cioè Cosa? magari abbiamo sbagliato tipo a lasciarci, non lo so, magari nella vita. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, devo parlare piano, ragazzi, perché Neil è al piano terra. Io sono al terzo piano, però ho paura che mi senta. E comunque con le cuffie, perché sta lavorando e so che spesso ha le cuffie, però non vorrei rischiare. Quindi parliamo piano, perché altrimenti ci facciamo scoprire e salta tutto. Allora, ragazzi, visto che quando faccio video con Neil, ok, vlog, eccetera. Allora, piccola parentesi, se non lo sapete, Neil è stato il mio fidanzato per quasi 14 anni. Però ci siamo lasciati 5 anni fa. E adesso siamo amici, però quando pubblico video o foto, qualsiasi contenuto in cui ci sia anche Neil, la cosa che mi viene detta più spesso è che dobbiamo tornare assieme, che vi manchiamo come coppia, eccetera. Quindi oggi ho pensato di fare questo scherzo diabolico a Neil in cui gli dico che voglio tornare assieme. Sono molto curiosa anch'io e in ansia di vedere la sua reazione, perché neanch'io so esattamente che reazione avrà. Quindi, oh mio Dio, ho il cuore che mi batte all'impazzato. Ok, sto sudando anche sui baffi, benissimo, ok. Quindi ragazzi, adesso, allora, il mio piano è questo. Ovviamente dovremo fare, cioè dovrò sviluppare il piano man mano. Falso allarme, dovrò sviluppare il piano man mano perché dipende da come reagirà Neil. Allora, il mio piano però per adesso è: io sono qui, gli ho detto che stavo nel mio studio a lavorare al computer, poi sa che dovevo anche filmare delle storie sponsorizzate, quindi ho un po' di tempo prima che cominci ad insospettirsi. Allora, il mio piano è questo, ragazzi. Io sono qui nel mio studio con il mio computer che, come sapete, cade proprio a fagiolo questa cosa, perché ultimamente, non che io sia contenta di ciò, ma mi sta succedendo che il mio MacBook, che ha appena compiuto 2 anni, ditemi se sono l'unica, ma non appena i dispositivi Apple compiono 2 anni, non funzionano più, quindi il mio computer si sta spegnendo da solo. Ieri è stato, cioè c'è stato il delirio, si sarà spento da solo almeno 7-8 volte e ho avuto grosse difficoltà a lavorare perché non riuscivo a creare il file quando editavo il video, poi non riuscivo a caricarlo su YouTube perché se mi si stoppava ovviamente il caricamento, quindi ci ho messo veramente una vita. E sa, Neil sa di questo perché ieri abbiamo parlato molto, mi ha detto: se vuoi ti formatto io il computer, vedi cosa fare, puoi provare all'Apple Store oppure poi cerco di aiutarti io, eccetera eccetera. Però poi abbiamo un po' stoppato l'argomento perché ovviamente poi era tardi eccetera, quindi siamo un po' rimasti che non so se mi aiuterà Neil a risolvere questa cosa del computer oppure appunto andrò all'Apple Store. Quindi la mia idea è questa, ragazzi. Allora, io sono qua che lavoro al computer, ok? Sento dei rumori. Ok, io sono qua che lavoro al computer, casualmente il computer di nuovo si spegne. E però in questo caso devo far finta che non si accenda più, una roba che non è mai successa, perché altrimenti mi dice: cavolo, mi chiami, cioè arrangiati. Quindi farò finta che non, di non riuscire più ad accenderlo. Questa mi sembra un'ottima idea che mi stanno venendo al volo. Quindi farò finta che si sia spento per l'ennesima volta, ma farò finta di non riuscire più ad accenderlo e chiamerò Neil in soccorso, perché è una cosa che ho sempre fatto quando c'è qualcosa di tecnologico che non mi funziona. E la mia risposta, se c'è Neil, è quella di chiamare lui, perché lui è un genio per quanto riguarda computer, elettronica, tutte queste cose qua, mentre io appunto sono negatissima, quindi ci sta come scusa perfettamente. Ho pensato di mettere la videocamera, quindi vi posizionerò, credo, da qualche parte qui sulle mensole, perché ci sono un sacco di cianfrusaglie e robe varie. Quindi se nascondo la videocamera da qualche parte e lascio fuori proprio soltanto la lente per registrare, in tutto questo casino sicuramente non se ne accorge. Devo però stare attenta poi a rimanere nell'inquadratura, quindi devo anche escogitare un modo per non farlo spostare. Quindi preparerò anche l'altra sedia, la metteremo qui accanto alla mia con la speranza che appunto sia giusta l'inquadratura, eccetera eccetera. Quindi se non sarà proprio perfetta, ragazzi, ovviamente scusatemi, ma devo nascondere la videocamera in modo che lui non la veda assolutamente, altrimenti piano salta completamente. E questa è proprio la mia idea. Cercherò di farlo distrarre un po' con il computer, gli dirò insomma: guarda cosa succede, lo spengo davvero, così facciamo proprio eccolo qua, spegniamolo proprio, ok?
Così quando arriva gli dico: guarda, si è spento, non riesco più ad accenderlo. Ovviamente quando ci sarà lui il computer si accenderà, e poi da quel momento in poi cercherò di distrarlo un po', gli dirò: guarda, dai un'occhiata anche a questo, non è che ho perso i file, non lo so, qualcosa mi inventerò, che lo spero, che tanto sono talmente negata per queste cose che è credibile il fatto che io sia qui a dire aiutami, oddio aiutami, quindi questo è credibile. Poi però non so quanto sarà credibile il fatto che io gli dica: voglio tornare con te, mi manchi, devo trovare anche il modo per farlo, perché da un contesto, cioè dall'aiutami con il computer a dirgli mi manchi, voglio tornare assieme, non è proprio facile, specialmente dopo che comunque abbiamo avuto una storia molto travagliata e lunga di 14 anni, quindi, e ci siamo risentiti, come ben sapete, da poco, quindi non so come la prenderà, e sono molto in ansia. In realtà questo voleva essere uno scherzo molto, cioè, come dire, molto tranquillo, invece mi sto emozionando, sto andando in paranoia totale. Ok, penso che siamo pronti, devo solo posizionare la videocamera e poi lo chiamo. Sto cercando la posizione giusta per la videocamera, ragazzi. Meglio che facciamo le prove intanto noi, perché devo vedere se è giusto. No, così decisamente è troppo basso. Andiamo. Qua dietro gli smalti. Ci può stare. Perché se mi metto qua, mi sa che siete decisamente troppo in basso. Ok ragazzi, vi ho sistemati, ho aperto la porta, quindi devo parlare piano. Ho preparato il computer lì, spento, quindi direi che ci siamo. Chiamiamo lì, che sento dei rumori. Madonna ragazzi, ci sono in ansia. Neil! Neil! Puoi venire qua che non mi funziona di nuovo il computer? Sì. Cioè, ti giuro, si è spento, non si riaccende più. Cambialo. Ho capito, cambialo. 2 anni, eh? Cioè, ti giuro, si è spento, stessa schermata, uguale come ieri, e non si accende. Tanto come si accende sta cosa qui? Qua. Questa cosa è... ti giuro che prima non si accendeva. Oh, è sempre così, quando vengo io funziona tutto. Ho anche il suo lavoro, uguale. La password. Questo computer è andato, secondo me, o lo cambi o se no proviamo a formattare. Uno delle due. Speriamo... Ma quant'è che ci mettiamo a formattarlo, scusa? Boh, in una serata te lo sistema. Cioè, tra salvare i dati e formattare... facile. Io magari dovrei salvare le cose perché non conosco tanto bene. Minimo. Ma tu mi senti con queste cuffie, eh? Sì. Scusa, hai la musica? Tu non senti la musica? No. Ah no? No. Ah, è mezzo dato. Ma senti una cosa, ma puoi venire tu con me, tipo in caso del postor, cioè ti va di venire con me? Tipo sì. Magari sabato che non lavori potremmo andare assieme. Magari possiamo fare tipo un giro per Amsterdam, tipo come i vecchi tempi. Adesso. E beh, perché no? Facciamo un giro. Sì, basta che mi far fare shopping, se no impazzisco, secondo me. Non è che mi manca un po', però se hai detto è meglio. Almeno mi fai un po' di compagnia. Vedo che devo fare anche altre robe lì. Ma perché stavo pensando che un po' così mi sei mancato in questi anni. Boh, non so. Devo guardarmi così, cioè nel senso... boh, non lo so, adesso che sei tornato mi... una sensazione... strana. Ma sì, perché hai visto i gatti che sono contenti, sei contenta di te, ma no, nel senso, cioè, nel senso che, boh, stavo pensando che magari, cioè, magari abbiamo sbagliato tipo a lasciarci, non lo so, magari, nella vita. No. Boh, aspetta, non è che la febbre, c'è il coronavirus, cose così. No, non è il coronavirus. Sento caldo, stavo pensando... così, cioè, una cosa che penso, non una cosa che... Cioè basta che te lo sogni, cioè, solo pensi e basta. Ho pensato questa cosa così, però volevo anche capire, cioè, magari... boh, non lo so, è un pensiero che mi è venuto e che...
Che ti è andato pure? No, no. Non posso parlare seriamente con te. No, che con te non riesco mai ad essere seria. Tu la butti sempre sul ridere. Qualsiasi cosa io dica che è seria, praticamente non la calcoli, perché la butti in ridere. Cioè, tu stai ancora parlando di questa cosa? Sei seria, veramente? Sì, sono seria, ti giuro. No, non è vero, perché cioè, conoscendoti non è possibile una cosa così. Perché? Pensi che non sia possibile? Non posso ritornare, cioè... Non... No, ma... hai preso qualche colpo, cioè sei caduta per terra? Cioè, metti ipoteticamente, io apprezzo sempre che tu comunque ridi e scherzi per tutto, è una cosa che mi è sempre piaciuta, però metti che io voglio essere seria in questo contesto e te lo dico seriamente, che comunque non è facile. Lo sai che mi sento con un'altra, per quello no. Vabbè, ma mica sono gelosa. Non ci avevo mai pensato, cioè non ho preso neanche opzione di... Ah, mi stai un po' confondendo, però... Lo so che ne avevamo... Che comunque avevamo parlato e tutto, però... Cioè, magari con il tempo e con i mesi rivedendoti, magari... Cioè, mi è venuto un po' questo pensiero. Aspettavo una cosa così da te, cioè, sai questo? Sì, lo so, ma magari con... Cioè, magari ci ho pensato un po' e... Avendoti qua mi è venuta un po' di nostalgia dei tempi, di com'era. E... So che non te l'aspettavi questa cosa, però non sapevo neanche io come dirtela, perché comunque cioè, ridiamo, scherziamo, lavori e non riesco mai a intavolare un discorso serio. E allora cioè, tanto vale che qualsiasi momento cioè, va. Ancora, sai che ti voglio bene, cioè io per te ci sarò sempre qua, per quello qualsiasi cosa di sera non preoccuparti, cioè se... Se hai paura magari di perdere, in qualche modo io ci sono. Cioè, non è che ho paura di perderti, solo che pensavo che magari, cioè, non è proprio uguale, ovviamente, essere amici e stare assieme. Io ti vedevo strano sti giorni e ho visto che qualcosa non andava, o che mi vuoi dire qualcosa, ma non capisco perché non me l'hai detto subito, cioè, sentiti libera di parlare con me, esprimere anche i tuoi sentimenti. No, ma io, ma infatti, cioè, non sapevo proprio come dirtelo e mi è uscita così, praticamente, però, cioè, perché non è facile anche per me, ovviamente, però... Ricordo, guarda, dimmi dove la camera, così finiamo tutto. Hai capito? Cioè, parte della gelosia, cose così, dopo un po' ho fatto uno più uno, cioè... qualcosa di annunciato. La camera comunque là, l'ho nascosta dietro ai lucchetti. Ah, è che era... Ma là c'è te. E quando è che l'hai capito? Ma subito, cioè all'inizio non ci ho fatto caso, poi ho... Ma... A questo punto girati verso di là che ormai la mia... Ah, sono lì... Io c'ero anche cascata, che tu mi prendevi le mani e ho detto, oh mio Dio, cosa mi dirà? Stavo scendendo il cuore e in quel momento ho detto... Oh, mi hai fregato però, lo sai? No. Ero convinta che tu ci fossi cascato ed ero convinta che mi hai preso le mani e ho detto, cosa sto per dirvi? E tu? Dov'è che hai la videocamera? Infatti ero deciso se prenditi solamente le mani o fare tipo una scena così, tipo prenditi le mani. Nicole, meno male, grazie. Smettila, cretino. Quando è che hai capito che era uno scherzo, racconta? Quando hai cominciato per la gelosia, non sono geloso, tu non sei geloso, guarda qua. Mi sembra che non sapevo cosa dire, che tu mi dici. È posseduta questa. Effettivamente che io non sia gelosa non è tanto credibile. No, il fatto che non sapevo cosa dire quando mi hai detto della frequentazione, ho detto cavolo, è vero, cioè adesso cosa gli rispondo? Mi è venuto così, non lo so, non sono gelosa, che cacchio. Sono ancora single, non è che... Beh, ni, sì, cioè, ni, dai, sì, cioè, più o meno. Ma sì, Nila ha diverse cose, diciamo. Nila ha una vita molto più, come dire, più sì, ricca in termini aperta, diciamo, amorosi, molto... Molto... Ok, non scendiamo nei dettagli. Sì. Quindi scusa, ma quindi quando mi dicevi guarda che qualsiasi cosa tu me la puoi dire, non, cioè non ti fa problemi. Cioè te puoi comunque dire, però non è che cambia. Mi stavi prendendo in giro però. No, me la puoi dire, cioè nel senso puoi dirmi i tuoi sentimenti, cioè quel che provi, ma non per me, ma per gli altri. Vabbè, Neil mi ha rifatto lo scherzo inverso praticamente, non, cioè sei cascato forse all'inizio. Sì, non ci ho fatto caso all'inizio, ma dopo due tre ore... Ma tieni qua tre ore con sto computer che non sapevo come intavolare il discorso. Ogni volta che intavolavo il discorso non mi cagavi. E pensavi su sto cacchio che io, ma vieni con me alle postare. Sono anche quasi disperato, ho detto, boh, se hai spento 10 volte minimo, l'11ª, impazzita.
Ma infatti la scusa era che non si accendeva più, no? Ah, ecco. Che quindi era un peggioramento. Quando è stato il momento in cui hai capito? Cioè, quando ti ho detto della gelosia? Sì, lì è stato un... Link, link, stai però, attento che... Però la videocamera l'ho nascosta bene, non l'hai vista, no, eh? Cioè, questo sono stata brava. No, no, perché c'è, cioè, 10.000 cose che... Infatti era proprio questo che dicevo all'inizio del video, che io parlavo, che tu eri giù, e praticamente dicevo appunto che non si vedrà, spero, perché ho un sacco di cianfrusaglie. Boh, volevo vedere dove va la cosa, infatti dopo... Ah, grazie! Cioè, quindi, doppio scherzo, mi ha preso in giro. Infatti io ero tipo super imbarazzata, non sapevo più come fare, cosa dire, perché ovviamente mi veniva da ridere. Cioè, mi divertivo. C'è l'ultima scena che tipo, volevo così dire, vuoi sposarmi? Tipo, ho detto no, è già troppo. No, vabbè. Quindi niente ragazzi, questo scherzo è riuscito secondo me a metà, perché poi mi ha rifatto lo scherzo inverso, quindi questo è quello che ti becchi se cerchi di fare gli scherzi ai tuoi ex. Yeah. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero di non aver... Sto preparando la thumbnail. Spero di non essere stata troppo cattiva nel fare questo scherzo, scusami. Vabbè, che tanto non ci sei cascato per un secondo, quindi figurati. Sinceramente. Vabbè ragazzi, questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Scusami ancora per questo scherzo, anche se alla fine l'hai fatto tu a me. Dopo mi vai a pagare, tranquillo. E questo è quanto. Ciao.